E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo tornati con il secondo episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer. Andiamo subito al gioco, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua. Andiamo. Continuiamo la nostra bellissima avventura. Avventura, oh my god, fratello, oh my god. Andiamo, andiamo, andiamo. Ora andiamo un po' avanti, ragazzi. Lottiamo contro questi qua. Vi ricordo abbiamo un bel Fluffy. Si vede anche lì sopra, ragazzi. Si può vedere lì sopra. Ok. Andiamo, 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 andiamo. Let's go. Meo. Va benissimo. Ora con Fluffy facciamo tuono shock. Vediamo un po' che tipo è questo Meo. Attenzione, è super efficace, quindi può essere acqua, volante e basta. Perché? Oppure gelo. Drago, scusate. Sì, drago. Che cazzo dico? Che cazzo dico, fratello? Che cazzo dico? Che cazzo dico? Volante o acqua? Stop. Stop, freeze. Ok. Abbiamo tutto questo allenatore. Ora andiamo da questo, ragazzi. Allora, qui ragazzi dovrebbe esserci la trainer che ci dice come catturare i Pokémon, tutte queste robe qua, diciamo. Quindi il tutorial per catturare i Pokémon. Quello là ovviamente lo skippiamo perché, raga, tanto non serve un cazzo. Quindi non è molto efficace. Quindi può essere Pokémon roccia, no, terra no, forse roccia. Magari anche Elettro, anche lui, cioè. Tocca vedere questa cosa fantastica. Dove fa stare? Tutto bello, so se ne... Pokegna se ne va a quel paese, attenzione. Bravo Fluffy a livello 10. Che non è male questo Fluffy comunque, ragazzi, devo dire, eh. Vi ricordo di guardare anche il primo episodio per vedere gli starter che c'erano. Faccio anche live su Twitch, ragazzi, se volete seguirmi su Twitch. Anche Abra non è molto efficace. Teletrasporto, ovviamente lui fa teletrasporto, ma non funziona. Quindi, ragazzi, io faccio anche live su Twitch. Se volete seguirmi anche su Twitch, link in descrizione. Oppure basta scrivere XR-01 su Twitch. Ok, addio Abra. E andiamo, siamo fortissimi, ragazzi. Questo Fluffy è il mio patatone, mamma mia. Ok, allora. Io non sono molto alto, quasi scompaio nell'erba. Infatti non t'avevo visto, sinceramente. Ok. Un altro allenatore, ragazzi. What the Questo sembra io da piccolo cappellino, raga. Non è uguale. Ninkada. Ok, questo è coleottero, ragazzi. Questo mi sembra tipo il verme del... Sì, il verme. Il ragno dell'altro giorno stava a casa mia. No, non è vero, però può essere. L'ho distrutto, ragazzi. Vabbè, 6 livelli di differenza, quindi ci sta, ci sta, ci sta. Potremmo fare anche con un Pokémon solo, ragazzi, come quell'avventura, andando avanti, cioè nel senso... Mo' vabbè, ho iniziato Randomizer, però andando avanti con... Geometagross. Andando avanti con il tempo, potrei fare anche... Dopo aver finito questo, potrei fare tipo soltanto un Pokémon a fare tutto un gioco Pokémon. Vabbè ragazzi, Metagross è un bel Pokémon, devo dire, eh. Devo dire che Metagross, ragazzi, è un bel Pokémon. Se lo trovo selvatico, ovviamente lo prendo, ragazzi. Ok, livello 11 per Fluffy. E andiamo avanti. Per la nostra bellissima avventura con Fluffy per ora. Soltanto Fluffy per ora. Ok. Allora. Andiamo qua, che questa è un'altra trainer. Vabbè, let's go, let's go. Andiamo, andiamo, Kiki. Andiamo, Kiki, let's go. Farfetch. Ok, Farfetch, ragazzi, non è male, eh. Andiamo un po' con tuono shock che cosa faccio. Ok, metà vita. Beccata. Ma intanto sono tipo terra, ragazzi. Comunque, il tipo terra è molto resistente a tutto, regà, eh. Se ci pensate. Ok, il secondo Pokémon, andiamo un po'. Cazzo!
Ma stai scherzando? Minchia, il leggendario Kyogre, regà. Porca. Hydro Pulsar. Eccola. Ok, 3D, 3D, ok. Attenzione, ragazzi. Oh, potrei perdere. Potrei perdere, ragazzi. Ok, forse no. Ma se io faccio un'altra azione, poi vado. Ok. Ok, no, mi sta togliendo di meno ora, ragazzi. Quindi ce la posso fare. No, mi toglie sempre 3. Ma ce la posso fare, penso, ragazzi. Penso che ce la posso fare. Ok. Vai, Fluffy. Ragazzi, Fluffy che uccide Kyogre. Non l'ho mai visto, però. Lo uccide. Grande Fluffy. Grande Fluffy. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Come si correva? Ok, non mi ricordavo. Oh, Petalipoli, ragazzi, siamo arrivati. Andiamo a curare i Pokémon. Allora, andiamo alla palestra. È il papà, ragazzi, questo qua. E porta la squadra. Non è il Pokémon. Ora entra Lino, se ricordo. Vorrei un Pokémon, per favore. Tu devi essere Lino, vero? Andrò a trovare dei parenti a Mentania. Ok, ragazzi, vuole il Pokémon. Perché hai sentito, accompagna Lino a catturare un Pokémon. Ok, Zigzagoon Lino. Se ricordo, ragazzi, Lino doveva prendere, cioè prende Ralts come Pokémon, ok? Però siccome è randomizzato, ora scopriamo insieme il Pokémon. Il tutorial lo salto, ovviamente, perché. Ok. Però vediamo soltanto il Pokémon, ragazzi. Vediamo il Pokémon. Vediamo il Pokémon che trova e poi. Ah, ok, trova Ralts. Ok, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Ok. Ragazzi, già l'ha catturato. Ralts ha trovato. Ok, va benissimo, va benissimo. Ok, andiamo. Bene, Righi, se vuoi diventare un bravo allenatore, ecco il mio consiglio. Dirigi verso Perugia, poi la prossima città. Li devi sfidare il capolestra Petra. Ok. Va bene. Quindi anche il padre è un capolestra. Non mi ricordavo questa cosa, ragazzi. Ok, allora, dirigiamoci verso subito la prossima città. Oddio! Tio, questo occhiale, tio! Ehi tu! Dal tuo abbigliamento si direbbe che sei un allenatore di Pokémon, giusto? Forse mi sbaglio, i tuoi abiti non sono più così sporchi. Ora sei un allenatore principiante e una persona qualunque. Mi vado in giro alla ricerca di allenatori in gamba. Scusa, ti ho fatto perdere tempo. Ma sono stronzo. Che mi sta dando che sono una mezza sega. Va bene. Ma intanto vediamo un po' se compriamo un po' di Pokéball. Ok, quante ce n'ho? Vai, compriamole. Ne ho prese 17, ragazzi. Ne ho prese 17. Ok, andiamo. Ah, Pokémon selvatico, ragazzi, qui. Oddio! Attenzione, Parasect! Parasect! Il parassita più bello del mondo. Facciamo tuono shock, vediamo un po', ragazzi, se riesco a catturarlo. Ok, non è molto efficace, quindi. Oh, paralizzato, let's go. Va bene. Facciamo azione. No, fallisce. Fallisce, ragazzi, azione, va bene. Proviamo a catturare Parasect, ragazzi. Ok. Un'altra azione. E ora lo catturiamo, ragazzi. Paralizzante, intanto mi ha usato. Vai, usiamo la Pokéball, ragazzi. Attenzione. Uno, due, tre. Preso Parasect, ragazzi. Ecco qua, ragazzi. Ecco qua, ho messo Parasect lì sopra. Pokémon fungo! Ovviamente no. Ok. Poi se ricordo qua c'era il bosco, ragazzi. Ok, un'altra allenatrice. Qua, mo facciamo sta allenatrice e poi ritorniamo indietro. Ritorno al centro Pokémon, ragazzi. E andiamo nel bosco, se ricordo c'è un bosco qua. Non mi ricordo come si chiama il bosco, sinceramente, perché da tantissimo tempo non faccio Pokémon Smeraldo, ragazzi. Allora, buono shock. Dobbiamo allenare anche Parasect ora, quindi lo mettiamo un attimo come prima. Ok,
Ok, vai ancora con tuono shock, ragazzi. Tuono shock a go-go facciamo ora. Ok, vai un altro tuono shock. Questo qua intanto usa sempre barriera. Bello Mr. Mime comunque, ragazzi, eh. Qual è il vostro Pokémon preferito? Buono, buono. Mi ha paralizzato anche lui. Ora usiamo un altro tuono shock. No, ricarica totale, ragazzi. Ricarica totale. Incredibile. Brutto colpo. Paralizzato un'altra volta. Vediamo se riusi a ricaricare totale. Fratello martello. Vediamo. Beh, qua con tuono shock. Ok, manca uno di vita, ragazzi. Vai con azione. Mi ha usato confusione. Ok. È andato a quel paese, ragazzi. Let's go, Fluffy, livello 13. Ok. Qua, ritorno al centro Pokémon. Ok. Siamo ritornati qua, ragazzi. Intanto mettiamo. Ho quello dei Pokémon, quindi mettiamo lui per primo. Magari lo alleniamo. Allora. Qui c'è un altro. Come si chiama il bosco, ragazzi? Mi sono dimenticato. Aspetta, vediamo un attimo. No, no, non volevo leggere questo. Ok. Come si chiama il bosco? Non mi ricordo, ragazzi, scusate. Bosco Petalo. Ok, Bosco Petalo. Quindi facciamo in questo episodio. Facciamo il Bosco Petalo, ragazzi, proprio al volo. Quindi sconfiggiamo tutti gli allenatori possibili. Ok. Venusaur a livello 3. Ok. Allora, Graffio. Ok, vi tolgo tantissimo, ragazzi. Bravo Parasect, quanto sei bello, mamma mia. E poi con quel coso che saluta, mamma mia, quanto sei bello. Ruggito. Vai. Vai Parasect contro Venusaur, ragazzi, incredibile. Ok, è andato. Qua il condivisi di esperienza non mi ricordo quando lo danno su questo gioco, sinceramente. Però sarebbe utile. Un altro Venusaur, ragazzi, incredibile. Non mi dica a tutti i Venusaur questi. Vai con Graffio. Ragazzi, ho ucciso Venusaur che ci impiegavo 3 ore. Quindi. Entei ora. Entei. Entei, va bene. Ciao Venusaur. Merda. Velenpolvere, vai. Così gli diamo un po' di vita, di vita. Madonna, con Graffio ho fatto un brutto colpo da metà vita, c'aveva. Incredibile, livello 8 per il nostro Parasect subito. Non impara mossa ancora, eh. E chi è l'ultimo? Non ho letto. Ah, Crawdaunt. Ok. Graffio, vediamo un po' quanto tolgo. Non è effetto? Non è effetto? Quindi è un tipo spettro, ragazzi. O tipo buio, mo vediamo. Quindi mo devo cambiare Pokémon, ragazzi. Ok, ho messo Fluffy, ragazzi. C'ha bolla? Quindi può essere spettro acqua, magari. Veleno effetto. Ok. Ah, non è vero, perché le mosse non sono randomizzate, soltanto il tipo, è vero, giusto, 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 giusto. Vabbè, noi facciamo tuono shock, magari potrebbe morire. Ok. Allora, dopo sconfitto l'allenatore, prendiamo sta Pokéball, ragazzi, antiparalisi. Ok. Qua sopra. Un Pokémon. Oppure Persian, ma che schifo, ragazzi. E chi è questo? Non c'è neanche l'ombra. Ciao, hai per caso visto un Pokémon chiamato Sromish da queste parti? Quel Pokémon mi piace da matti. Oh! Ragazzi, il Timidro! Dammi quegli appunti. Ah, sei un allenatore di Pokémon, giusto, ti prego, aiutami. Che cosa pensi di fare? Non vorrei mica leggerlo. Timidro, ragazzi! Affrontiamo per la prima volta il Timidro nel Bosco Petalo. Non mi ricordavo questa cosa, sinceramente. No, proprio non mai ricordavo, ragazzi. No, ancora lui, non ci voglio credere. Ora però abbiamo Parasect. Vai con Velenpolvere. Porca troia, raga. Ancora lui, ragazzi. Ok, penso che ora muore, ragazzi, eh. Comunque gli ho usato Tuono Shock, siccome è un Eti tipo roccia, quindi. Il veleno effetto.
E vai. Dai, ragazzi. Ho cambiato il pomo perché stavo a morire, Parasect. Ok. Vai, Fluffy. Quasi livello 14. Ok, il team idro fatto, ragazzi. Proprio Arfly. Ok, vediamo che dice. Certo che è proprio Delphi che deve intrometterti negli affari del team idro. Forza, voglio la rivincita. Mi piacerebbe, purtroppo non ho più pomo. Ah, coglione. Ti è mancato un pelo. Grazie a te mi hanno rubato gli appunti. Ok, vai, buono. Oh, la Mega Ball mi ha dato, ragazzi. Possiamo catturare qualche Pokémon leggendario, magari? O qualcosa del genere? Va bene, va bene. Vai, andiamo, 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 andiamo. Continuiamo, continuiamo nel bosco. Ok, ragazzi, sono andato al centro Pokémon per curare i Pokémon intanto. Quindi, sono tornato indietro per curare i Pokémon. Ok, andiamo. Andiamo un po', magari. Magari incontro l'erba alta. Vediamo un po' che incontriamo, ragazzi. Ancora Persian, ma basta questo Persian, regà. Ok. Vai, combattiamo contro questo, ragazzi. Let's go. È il turno di Articuno? Ok, Articuno. Graffio. No, raffica, ragazzi. Ok, penso di ucciderlo con Graffio. Polveneve, ragazzi, ma che mosse ha? Vai, vai ancora con Graffio. Vai ancora con Graffio, ragazzi. Let's go. Ok, penso che lo uccido col veleno perché intanto l'ho avvelenato, ragazzi. Quindi è morto Articuno contro Parasect. Non mi ha fatto niente di danno comunque Articuno, eh. Parasect livello 10. Venonat, ragazzi. Bel Pokémon che Venonat. E poi diventa Invenomoth, eh. Vediamo col Graffio quanto gli tolgo. Non è effetto! Ok, ho già capito tutto, ragazzi. Ok, l'ho ucciso con Fluffy. Io ho usato il veleno con Parasect e poi l'ho ucciso con Fluffy, ragazzi. Ok. Io voglio sapere veramente chi incontro nell'erba alta, ragazzi. Mi hai rotto il cazzo, Persia. Oh, Pokéball, Pokéball, andiamo. Oh, Eteri, raga. Ok. Ok. Ah, già è finito il bosco pedalo, ragazzi. Benissimo. Va benissimo, ragazzi. Allora, qui salviamo. Oh, ragazzi, grazie a tutti. Spero che anche il secondo episodio vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanella per gli altri episodi. Vi aspetto, ragazzi. Ciao, belli! Mua!